Il Napoli, benché privo di Careca e Carnevale, spugna il Bentegodi e vola nella scia dell'Inter. E pensare che l'andamento della partita nel primo tempo non era stato di certo esaltante per i partenopei, impegnati a contrastare un indubbio predominio territoriale di un Verona che anche oggi ha dimostrato di non saper concretizzare le numerose azioni offensive. Qui siamo al 29esimo e vediamo una nuova azione, Volpecina, Pacione, colpo di testa parato da Giuliani. Al 32esimo l'unica azione pericolosa del Napoli del primo tempo, tacco di Giacchetta per Maradona, ma Cervone sventa la minaccia. Nella ripresa il gol del Napoli è giunto all'ottavo, punizione di Renica, la palla rimbalza contro il palo e Crippa insacca di testa con uno splendido tuffo. Ecco l'esultanza di Crippa dei tifosi partenopei. 17esimo punizione di Maradona alzata sopra la traversa da Cervone. 19esimo gran numero di Maradona che ruba la palla al distratto Bonetti e cerca di beffare Cervone con un pallonetto. Il portiere è bravissimo a salvare. 32esimo Galderisi cade in area, pressato fra Giacchetta e Renica. L'arbitro Baldas decreta il rigore, grandi proteste dei napoletani, Crippa viene espulso. Poi Galderisi tira debolmente dal dischetto e Giuliani, che si era mosso prima del tiro, riesce a deviare in angolo. La partita si incattivisce, Berthold viene espulso per un fallo su Ferrara e al 37esimo l'ultima occasione per il Verona, punizione di Bortolazzi e colpo di testa di Pacione parato da Giuliani. Una vittoria importantissima quella del Napoli, come ha commentato Maradona al microfono di Maurizio Busato.